Siamo tutti in attesa di conoscere come sarà la spettacolare hypercar che sta costruendo segretamente la Mercedes e che avrà il powertrain ibrido di Formula 1 che Lewis Hamilton usa tutte le domeniche durante il mondiale. Per ingannare questa attesa, la casa di Affarterbrack ha pensato bene di presentare una nuova supercar al Salone di Detroit. Si tratta dell'inedita Mercedes AMG GTC Coupé. Fino ad ora, infatti, la GTC c'era soltanto in variante Roadster, ma ora arriva anche con il suo bel tetto rigido. Di cosa si tratta? Beh, di una versione intermedia che va a collocarsi nella gamma GT tra la GTS e l'estremissima GTR che rimane al top di gamma. Vediamo però cosa c'è sotto al cofano di questa GTC Coupé. Beh, un motore che è tutto un programma perché è un 8 cilindri biturbo 4 litri in grado di sprigionare 557 cavalli in questa variante, ma soprattutto 680 newton per metro. In più la GTC eredita da mamma GTR, la versione più estrema, l'asse posteriore sterzante, ma anche sospensioni dalla taratura più sportiva e carreggiate allargate per essere ancora più muscolosa. In occasione del lancio della GTC, AMG ha pensato bene di dare una bella rispolverata poi a tutta la gamma AMG GT, che d'ora in avanti infatti avrà un nuovo frontale, in particolare una nuova calandra che Mercedes hanno chiamato panamericana, con 15 listelli verticali prelevata direttamente dalla versione da corsa, dall'AMG GT3. In più, su tutte le AMG GT arrivano anche le prese d'aria attive che avevamo visto fino ad ora solo sull'AMG GTR, ma andiamo dentro la nostra GTC perché è qualcosa di veramente unico. Inizialmente verrà commercializzata solo in edizione limitata con la Edition 50, che propone degli interni veramente esclusivi con pelle nappa e volante AMG Performance, una vera chicca. Ciliegina sulla torta poi gli immancabili cerchi in lega da 20 pollici. Insomma, si allarga la famiglia dell'AMG GT, un'auto che ve lo ricordo è nata con un preciso scopo: mettere i bastoni tra le ruote a un inossidabile mito come la Porsche 911. Quindi la domanda sorge spontanea: voi preferite la Porsche o la Mercedes? Raccontatemelo nei commenti qui sotto. Ciao, alla prossima auto!